Temporali e brusco calo delle temperature sulla Sicilia è arrivata la perturbazione polare annunciata nei giorni scorsi. Disagi in alcune zone di Palermo per gli allagamenti, prime schiarite solo a partire da lunedì. Ritorna nella sua cella il boss Bernardo Provenzano dopo gli accertamenti in seguito a un malore per il capomafia. Si riaprono le porte del carcere di Parma. Colpo di acceleratore in vista delle elezioni politiche, arrivano le prime conferme sulle candidature, il Movimento 5 Stelle lancia alla Camera l'ex candidato sindaco di Palermo, Riccardo Nuti, in campo anche Marianna Caronia. Diversi terremoti in Sicilia nelle ultime ore, scosse sono state registrate nelle basse Madonie a largo delle coste messinesi, tutte comunque sono state di debole intensità. Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. Queste sono solo alcune delle notizie di cui ci occuperemo nel corso del telegiornale, ma parleremo anche di molto altro. Tutto questo però subito dopo la brevissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini. Isola delle Femmine, via delle Industrie 77. Da Loris, vendita promozionale, cappotto lana donna 79 euro, orario no stop, siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta. Fuori tutto, Trotta Group. Trotta Group, l'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Pioggia e freddo, dunque previsioni meteo pienamente rispettate per l'Immacolata. La perturbazione di origine polare infatti ha raggiunto la nostra regione. Per avere dei primi miglioramenti bisognerà comunque aspettare, ci spiega fino a quando Luigi Perollo. Ampiamente prevista, la pioggia ha salutato questa giornata di festa. Da questa mattina piove su tutta la regione, in alcune zone con maggiore intensità, rari sino a questo momento i temporali. Una situazione che non dovrebbe conoscere variazioni di rilievo anche per la giornata di domani, dove in ogni caso è prevista un'attenuazione dei fenomeni. Ma per tornare a intravedere il cielo dovremo aspettare lunedì 10, quando assisteremo anche ad un progressivo rialzo delle temperature, soprattutto le massime. Minime resteranno leggermente al di sotto della media del periodo. Per domani è previsto un rafforzamento dei venti, tutti dai quadranti settentrionali. In alcune zone dell'isola, come la fascia tirrenica, il trapanese potranno toccare i 70 km all'ora. Pioggia, freddo e vento, e non manca la neve, che ha già fatto la sua comparsa sopra i 900 metri. Piano battaglia innevata, l'Etna lo è già da alcuni giorni, neve anche sui Nebrodi, soprattutto nella zona di Portella Miraglia. Situazione regolare infine per i collegamenti via mare, il Motondoso ha raggiunto forza 3-4, ma non ci sono disagi. Un ponte dell'Immacolata gelido e piovoso, andrà un po' meglio la prossima settimana. Occupiamoci adesso di un incredibile caso di assenteismo che arriva da Messina. Timbrava infatti il cartellino al comune dove lavorava come autista, poi saliva in auto e si recava a piazza Cairoli dove aiutava la moglie nella rivendita di giornali. È stato scoperto dai carabinieri questo dipendente, nei confronti del quale è scattata un'ordinanza di custodia cautelare. A finire domiciliari dunque Salvatore De Domenico, 48 anni, accusato di truffa. Per tutto il mese di ottobre infatti i carabinieri hanno
hanno annotato i suoi movimenti. L'uomo, dopo essere stato in edicola, alle 12.30 tornava al comune e solo allora iniziava la sua attività lavorativa, consegnando i comunicati redatti dall'ufficio stampa del comune alle varie redazioni giornalistiche, ma anche alle forze dell'ordine e ai vari uffici cittadini. Parliamo adesso di lotta alla mafia, perché sono state già avviate le procedure di estradizione per il boss di Villa Abate Messicati Vitale, che è stato arrestato ieri in Indonesia. Sentiamo i dettagli. I musicisti di Bali che interpretano il tema del Padrino in occasione del 40° compleanno del boss sono le immagini più emblematiche della latitanza del capomafia di Villa Abate. Il materiale video è tra quelli sequestrati dai carabinieri durante le indagini che ieri hanno portato all'arresto in Indonesia di Antonino Messicati Vitale. Le immagini risalgono al 18 aprile scorso, quando Vitale, già latitante, stava festeggiando il suo compleanno insieme ad altre persone, probabilmente amici e parenti. Una latitanza, quella del giovane capomafia, mafia con alle spalle però già una condanna a 10 anni per associazione mafiosa, ben diversa rispetto a quella di altri latitanti di Cosa Nostra, di certo molto diversa da quella di boss di altra generazione rimasti latitanti per molto più tempo. Il contrasto tra il lussuoso residence indonesiano, dove è finita la sua fuga, e l'ormai simbolico casolare di Montagna dei Cavalli, dove è stato trovato il boss provenzano, è decisamente significativo. Adesso, dopo l'arresto avvenuto grazie alla collaborazione tra carabinieri di Palermo e indonesiane, Vitale dovrà lasciare l'Indonesia e dire addio alla sua latitanza dorata. Sono già iniziate infatti le procedure per l'estradizione. E nel servizio abbiamo accennato a Bernardo Provenzano. Bene, il boss mafioso detenuto nel carcere di Parma sta meglio ed è tornato in cella dopo il malore di alcuni giorni fa. Il capomafia corleonese ha lasciato il reparto detenuti dell'ospedale Emiliano, mentre il GIP Pier Giorgio Morosini ha incaricato 2 medici bolognesi, uno psichiatra e un neurologo, di accertare le reali condizioni di salute. Provenzano è imputato tra l'altro nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, e il giudice vuole sapere se il detenuto è capace di stare in giudizio. È stato svelato dalla polizia il giallo della sparatoria avvenuta in via dell'Acropoli, a poche centinaia di metri dal tribunale di Gela. Si tratta di un omicidio maturato per un regolamento di conti. La vittima è Francesco Martinez, 38 anni, uno dei titolari di un autolavaggio. È stato ucciso da 2 suoi complici pregiudicati, rei confessi, Angelo Meroni, di 46 anni, e un ragazzo di 16, tutti e 2 pregiudicati, accusati anche di avere nascosto il cadavere della vittima. L'avvio del periodo di festività, complice la mutata situazione politica a livello nazionale, porta a un'accelerazione nell'apertura della campagna elettorale per il rinnovo di Camera e Senato. In Sicilia, già l'indomani delle elezioni del 28 ottobre, si guarda dunque ad una nuova scadenza elettorale. Ci sono anche alcuni volti noti che ritornano. Sentiamo quali. Il voto per il nuovo Parlamento è più vicino di quanto possa sembrare, non perché l'uscita dalla maggioranza del PDL anticipi la fine della legislatura, anche se 1 mese di differenza non cambierebbe la sostanza delle cose, bensì per le grandi manovre che sono iniziate all'indomani delle regionali del 28 ottobre scorso. Complice una legge elettorale che quasi certamente non sarà cambiata, e questo va a demerito di tutte le forze politiche, nessuna esclusa, ci si prepara ad un posto in lista. Ad esempio l'ex candidato sindaco di Palermo, Riccardo Nuti, sarà il capolista alla Camera per la Sicilia occidentale del Movimento 5 Stelle. Questo è il risultato delle parlamentari e le primarie online che hanno visto Nuti imporsi con 147 voti. Capolista per il Senato sarà invece il grillino, terzo classificato, Francesco Campanella. Ma sulle candidature 5 Stelle interviene oggi anche il capogruppo all'ARS Giancarlo Cancelleri. Nessun nepotismo, mia sorella Azzurra è stata candidata perché ne ha i requisiti, fa parte del movimento da tempo anche prima di me. La candidatura di Azzurra Cancelleri alle politiche è frutto del 7° posto ottenuto alle primarie online. Anche tra i non eletti eccellenti all'ARS c'è aria di campagna elettorale. Sarebbe un grande onore, ma non accetto, è la risposta dell'ex parlamentare Marianna Caronia alla richiesta di entrare a far parte della giunta provinciale di Palermo in qualità di vicepresidente, una proposta del coordinatore nazionale del PID Cantiere Popolare Saverio Romano e del presidente della provincia Giovanni Avanti. Questo importante incarico, dice la Caronia, non mi permetterebbe di dedicarmi alla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, che mi vedranno candidata nella speranza di poter continuare in Parlamento il mio impegno a sostegno degli interessi della Sicilia.
È arrivato nel porto di Sfax, scortato da una motovedetta tunisina, il motopesca mazzarese Flori, fermato nel pomeriggio di ieri in acque internazionali a circa 35 miglia a sud di Lampedusa. La conferma è arrivata oggi dalla capitaneria di porto mazzarese, che sta seguendo la nave tramite i sistemi satellitari. Al momento però non si conoscono le ragioni per le quali il motopesca è stato fermato. A bordo si trovano in tutto 9 marittimi. Il natante è di proprietà della società armatrice Geopesca SRL. Per ora è sotto sequestro, lo ricordiamo, anche il peschereccio Daniela L, fermo al porto di Bengasi in Libia dallo scorso 7 ottobre. Sono stati registrati diversi terremoti, tutti di debole intensità, nelle ultime ore in Sicilia. Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata ieri sera nelle Basse Madonie, in provincia di Palermo. L'evento è stato localizzato ad una profondità di quasi 2 km ed è stato comunque avvertito dalla popolazione. Le località prossime all'epicentro sono Aliminusa, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Scillato e Valle d'Olmo. Scossa di intensità 2.3 anche tra la costa messinese e le Eolie. E infine un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato nel Mar Ionio. Noi adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo. Da Loris, vendita promozionale, abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario non stop. Loris, la moda passa, lo stile resta. A che casa giochiamo? Arredo bagno, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, sistemi di riscaldamento. Il risultato è vincente. Giocare a far casa per noi significa bagno oasi di relax come in una spa. La forma dello spazio con i nostri rivestimenti, il design e la qualità con i ferramenti e gli infissi, la tradizione e l'innovazione con i nostri sistemi di termoidraulica e di riscaldamento. Sia che si tratti di ristrutturarla o di fare casa ex novo, per noi è sempre un progetto da sviluppare per una casa su misura. La nostra casa è l'ambiente per la vita. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Devi ristrutturare casa? Devi solo scegliere i materiali messi a disposizione per le rifiniture. Poi la soluzione te la diamo noi. Si chiama soluzione appartamento chiavi in mano. 100 metri quadri di pavimento, un bagno principale, un doppio servizio, rivestimento cucina, infissi, vetrate in legno e persiane in alluminio, portoncino blindato, porte in massello, impianti idrici ed elettrici. Il tutto chiavi in mano, compresa la progettazione, a soli 28.600 euro. Buongiorno, siamo in Vere Campane, il chiosco di fiori detto Flowers. All'interno del chiosco di nuova generazione, climatizzato, abbiamo le piante appartamento e i fiori decisi. Venite da noi in Via della Campania, non manca nulla, veniteci a trovare. È considerata la patria, eppure a Bronte la Guardia di Finanza ha effettuato una serie di controlli sulla produzione e commercializzazione del pistacchio e dei suoi derivati in diversi stabilimenti della zona. Le Fiamme Gialle hanno scoperto paradossalmente ingenti quantitativi di pistacchio di provenienza estera, ben lontano dunque per qualità dal pistacchio verde di Bronte DOP. L'attività ispettiva si è conclusa con il sequestro di 3,5 tonnellate di prodotti e diverse denunce per frode in commercio. Come ogni anno, intorno all'8 dicembre l'Arma dei Carabinieri offre il proprio calendario. Si tratta però di un calendario particolare, storico, un appuntamento che si è rinnovato anche quest'anno. Sentiamo.
Sulle note della Fedelissima, ecco il calendario 2013 che lega il futuro dell'Arma dei Carabinieri ai suoi 150 anni di storia e più. Giunto quest'anno a una tiratura di 1.200.000 copie, di cui 8.000 in lingua straniera, inglese, francese, spagnolo e tedesco, il calendario storico è indice dell'affetto nei confronti della benemerita, e le tavole, le fotografie, le illustrazioni e i testi aiutano il lettore a ripercorrere non solo la storia dell'arma, ma anche momenti, episodi, occasioni in cui i carabinieri si sono distinti a servizio del paese e delle popolazioni, in particolari momenti di difficoltà. Tutto questo senza tralasciare l'impegno quotidiano sul territorio. Le tavole artistiche del 2013 sono state realizzate dal maestro Paolo Di Paolo. Nato nel 28, dopo l'interruzione post-bellica, il calendario storico è stato ripreso nel 1950 e da allora ha rappresentato un appuntamento atteso. Il tema di quest'anno è il terzo cinquantennio dell'Arma dei Carabinieri, dal 1914 al 1964, dall'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria sino alla strage di Ciaculli del 63, per restare a drammatici episodi che riguardano la Sicilia e Palermo. Dopo Ciaculli, un settimanale d'epoca titolò «I Carabinieri sono sempre in guerra per farci vivere in pace». Da Ciaculli ai giorni nostri, il calendario 2013 è stato presentato, ad esempio, nel giorno della cattura in Indonesia del boss mafioso Messicati Vitale. Sì, è un arresto che evidenzia ancor più un documento che l'importanza di un documento che accompagna la storia dell'arma da quasi 200 anni. Il calendario dell'arma appunto vede la sua prima uscita nel 1928 e poi, a parte una piccola interruzione, ci ha sempre seguito, ha sempre evidenziato la nostra presenza sul territorio, la nostra vicinanza alla collettività italiana. Il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato a giudizio 7 persone coinvolte nell'indagine della DDA di Palermo, che il 16 dicembre 2011 sfociò nell'operazione antimafia Campus Belli. Tra loro anche l'ex sindaco di Campobello di Mazzara, ovvero Ciro Caravadi, 53 anni, che era capo di una giunta di centro-sinistra. In seguito il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Dalle indagini infatti è emerso che il sindaco Caravà, secondo l'accusa, intratteneva rapporti con esponenti della locale famiglia mafiosa capeggiata da Leonardo Bonafede, anche egli rinviato a giudizio. I carabinieri di Palermo hanno intanto arrestato un 55enne napoletano ritenuto un corriere della droga. L'uomo è stato annotato dopo una segnalazione anonima in via Oreto. A Cortose dei Militari ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. Addosso aveva 3 panetti di cocaina del peso di oltre 3 kg. I panetti sequestrati avrebbero permesso di confezionare circa 16.000 dosi per un valore al dettaglio di oltre 400.000 euro. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere del Lucciardone. Parliamo adesso di libri, perché lo scrittore Paolo Giordano, autore della Solitudine e dei Numeri Primi, ha presentato in questi giorni a Palermo il suo nuovo romanzo, Il Corpo Umano, un libro che parla di guerra nel senso più ampio possibile. Sentiamo perché. Un gruppo di soldati tra i 20 e i 30 anni parte per l'Afghanistan. La destinazione è la base AIS nel distretto afghano del Gulistan. Ed è qui che tra la vita quotidiana, l'addestramento e le operazioni di guerra scorrono le vicende del terzo plotone Charlie. Ma rispetto alla missione in Afghanistan ci sono un prima e un dopo, una vita precedente e una vita successiva che inevitabilmente non saranno le stesse. Nelle situazioni di conflitto e anche di privazione, come può succedere trovandosi di colpo in mezzo a un deserto senza le comodità più ovvie che qui diamo per scontato, il corpo richiama a sé tutta l'attenzione e ci fa capire come in realtà sia lui il primo a cui dobbiamo prestare cura. E i corpi dei soldati in questo libro parlano quasi di più delle loro menti e delle loro voci. Ma quella combattuta nell'isolamento del deserto afghano, dentro i blindati Lince e sotto i colpi di Kalashnikov, non è che una delle tante guerre che i protagonisti si trovano ad affrontare. Il libro cerca di parlare di guerra nel modo più ampio possibile, cioè non solo la guerra che si combatte con le armi, ma le guerre che dichiariamo continuamente anche appunto in famiglia o con noi stessi o nelle nostre relazioni personali, e cerca di indagare come si finisce in guerra e come
e se è possibile uscirne vivi. In realtà quello che mi aspettavo da questo libro è già successo, cioè mi aspettavo che questo libro mi portasse fuori da un lungo periodo di anche di impasse e di un periodo di lenta trasformazione, e l'ha fatto e me ne ha portato fuori vivo e pronto a scrivere ancora, per cui gli sono già molto grato. Prima di chiudere vi ricordiamo che ci sono importanti novità in Casa Rosa e Nero, il settimanale di approfondimento sportivo dedicato al Palermo condotto da Luca Tutone. Rosa e Nero infatti raddoppia, torna la replica e cambia la rete in prima serata. Da lunedì prossimo dunque appuntamento alle 21.35 in diretta su TRM14, mentre in replica alle 23 su TRN. E io vi ricordo che Rosa e Nero lo potrete trovare anche sul nostro sito www.trmweb.it, dove troverete anche le edizioni del nostro telegiornale e tutti i servizi. Adesso la pubblicità e poi il meteo. Arrivederci. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini. Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Venite a visitare il nuovo showroom Vialdi sulla statale 113 nell'area commerciale di Carini. Potrete scegliere il vostro sommier o semplicemente il vostro materasso in lattice direttamente in fabbrica. Oggi il materasso matrimoniale costa solo 349 euro e il singolo solo 229, guanciali compresi nel prezzo e possibilità di finanziamento anche senza busta paga. E se acquistate un sommier, il materasso è in omaggio. È proprio vero quel che dice Eusebio Lamanna. Vialdi, senza chiacchiere, solo fatti concreti. Ma perché AutoEuropa? Perché con AutoEuropa si ha sempre di più. Il miglior servizio col minor costo. E poi sono ovunque. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli, Verona, Bergamo. AutoEuropa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. AutoEuropa, l'autonoleggio low cost. Da Loris, vendita promozionale, cappotto lana donna 79 euro, orario non stop, siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta. Sono aperte le iscrizioni al corso di studi politici organizzato dall'Accademia Nazionale della Politica e diretto da Bartolo San Martino. Al corso parteciperanno illustri esperti del mondo della politica, dell'economia e della cultura. Sono previste borse di studio, crediti formativi e rimborsi per gli studenti. Il titolo rilasciato è valido ai fini di legge. La nuova perturbazione arrivata sulla Sicilia continuerà a portare maltempo soprattutto sulle zone centro-settentrionali, fenomeni più blandi sui settori ionici. Per le temperature in rialzo le minime, mentre sono in calo le massime. Venti di libeccio e maestrale, mari molto mossi o agitati. Domani ancora forte instabilità su tutta l'isola con piogge e temporali sparsi, neve a quota 500-600 metri. Previsto un drastico calo delle temperature. Venti di tramontana e grecale, mari mossi soprattutto sotto costa.